essere o non essere? Questo è il quesito. Se sia più nobile nell'animo sopportare i sassi e le frecce di un destino atroce, o prendere le armi contro un oceano di guai e, combattendo, annientarli, morire, dormire, nient'altro, e con quel sonno dire no ai dolori del cuore e agli infiniti colpi naturali che la carne ha ereditato, è una conclusione da desiderare a mani giunte. Morire, dormire, dormire, e forse sognare, sì, questo è il punto, perché in quel sonno di morte, che i sogni ci vengano e quali, anche se ci siamo liberati dal tumulto della vita, è cosa da riflettere, è questo lo scrupolo che fa vivere tanto a lungo i nostri mali. Perché chi subirebbe le frustate, gli schermi del tempo, gli sputi dell'oppressore, il disprezzo dell'uomo superbo, le pene che dà l'amore rigettato, gli indugi della legge, l'insolenza dei potenti e le percosse che il merito paziente riscuote dagli indegni, quando invece a darsi quietanza basterebbe un semplice pugnale? Chi vorrebbe affaticarsi di pesi per sudare e smaniare sotto una vita grama? Ma c'è il terrore di qualcosa dopo la morte. Il luogo inesplorato, dal cui confine nessun viaggiatore ritorna, che frena la volontà e volentieri ci fa sopportare i mali che abbiamo invece di volare verso altri che ci sono ignoti. Così la coscienza ci rende codardi quanti siamo, e così il colore vivo della risoluzione è reso malsano dalla pallida tinta del pensiero. E imprese di grande spicco e importanza a questo riguardo vengono deviate dalla loro strada e perdono il nome di azione.